Ciao ragazzi, bentornati ancora una volta su Dark Souls 2. Oggi vedremo la prima parte della cava di pietra lucente di Zeldora. Dopo aver oltrepassato la zona delle porte di Pharos, anche senza aver sconfitto il boss di quella zona, possiamo arrivare a questo villaggio di contadini dove c'è un falò da accendere e alcuni oggetti interessanti da recuperare. I nemici più forti di questa zona sono quella coppia di maiali che vedete lì in fondo, perché caricano e possono creare qualche problemino, soprattutto se si attaccano in coppia. Dopo che abbiamo ripulito la zona, possiamo entrare in questa tenda per accendere il falò della zona. Un'altra cosa che si può fare in questa zona è entrare in questa casa tramite il pozzo che c'è qui vicino. Allora, qui vicino lì dove vedete quell'oggetto lì appeso c'è un pozzo. Da lì, praticamente saltando da sopra, si può scendere sotto e andare a recuperare delle effigie umane che sono all'interno di quella casa in rovina che avete visto. Dopo aver recuperato queste che sono cose abbastanza importanti, possiamo proseguire verso la cava vera e propria. Allora, qui praticamente ci sono dei nemici che ci tireranno dei massi addosso non appena noi oltrepasseremo una certa zona, un certo limite. Quindi, se avete armi a distanza, li potete colpire da qui in tutta sicurezza.
Qui c'è un altro gruppetto di nemici che non dovrebbero creare grossi problemi. Ecco fatto, possiamo proseguire. Come vedete dai disegni, ecco, recuperiamo anche questo che non fa mai male. Dicevo, come vedete dai disegni sulle ante delle porte, capite quali sono i prossimi nemici da affrontare, dei ragni. E anche l'ultimo boss di zona è per l'appunto un ragno. Fin qui tutto bene. Come vedete, nel prossimo tratto ci saranno gli stessi buchi che avete visto prima, ma con degli abitanti. Per chi ha paura dei ragni, non è un bello spettacolo. Fate attenzione perché di ragni ne arriveranno un botto. Quindi siate veloci a scappare. Per fortuna sono abbastanza morbidi, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi. Ecco fatto. Una volta fatta piazza pulita, recuperiamo, svuotiamo il baule che c'è qui. Occhio che è una trappola, allontanatevi subito. Ecco, qui c'è il primo, chiamiamolo boss della zona, anche se in realtà non è molto difficile. Praticamente è un gruppo di personaggi dei quali il principale è molto, molto morbido, mentre i due che dovrebbero essere gli healer sono più un po' più tostarelli. In più, a condire il tutto, ci sono diversi zombie che ovviamente non saranno a guardare. Avete visto quanta energia stata tolta ad un po' di colpi, quindi è veramente morbido il boss principale, diciamo, il Magus Predator. L'unico pericolo che ci può essere, ecco, appunto, è farvi accerchiare da tutti i nemici che ci sono. Eliminato uno, a posto.
eliminato anche il secondo. Possiamo alleggerire il carico di sti zombie. L'altro se n'è scappato, l'unico più pericoloso. Peccato che la meccanica di gioco che ti cambia da solo il target fa veramente schifo, l'unica cosa brutta di questo gioco. Possiamo proseguire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.